La pace del Signore sia con tutti noi. Buongiorno e buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti. Con questo anche oggi vogliamo lodare il Signore come merita. Gloria a te, Signore, alleluia. Gloria a tuo nome, Signore. Per chi ancora non li ha visti, ho lanciato una Bibbia a due facce, vedete, è nel mio profilo, che si può trasformare in tutte le lingue, sia da un lato che dall'altro. Esempio italiano, inglese, italiano francese o francese inglese, quello che volete. Ogni lato c'ha molti linguaggi in tutte le lingue. Poi ho anche lanciato un'altra Bibbia in MP3. Sarebbe ogni passo della Bibbia, ogni episodio, ogni lettera è in MP3. Me lo faccio notare subito. La pace del Signore sia con tutti noi. Stasera, con il permesso del Signore, perché prima ho pregato, di poter registrare questo studio che a me personalmente ha portato tanta, tanta benedizione. Lo studio è tratto
ed elaborato da Vita Cristiana. Per ognuno che si sente nel cuore toccato da questo studio, possa il suo cuore e la sua anima evolversi, toccare nell'intimo della sua stessa persona, come o ancora di più che ha toccato il mio cuore e la mia anima. Lo studio si intitola Oggi si può vivere secondo la Bibbia? Punto interrogativo. Ecco. Penso che oggi la vita è così dura, con tanti. Questa è la Bibbia che dicevo, la Bibbia audio in MP3. Si può fare in tutte le lingue appena lo aprite. Ve lo apro. Vedete, adesso è in inglese. Andate qua, vedete che sono le bandiere. E mettete italiano, cliccate la bandiera italiana, si è trasformata in italiano. Poi andate qui la Bibbia audio, cliccate e vi compare tutta la Bibbia in MP3. Ogni episodio, vedete, cliccandoci, per esempio capitolo 1, cliccate capitolo 1 e vi compare tutto le Genesi capitolo 1. Avete visto? Okay. Nel principio il Dio creò i cieli e la terra, e la terra era informe, vuota. Lasciando questo, perché non abbiamo tempo, devo fare una piccola preghiera e chiudere. Questo ve lo fate voi. Ok. Spero che Facebook la lasci questo link, perché l'ho messo dappertutto ieri, non lo trovo. Sicuramente non sono d'accordo di mettere questa Bibbia. Comunque, se ancora fate in tempo la potete scaricare, se no mi chiamate e ve la do. Ok. Vogliamo chinare il capo per pregare e lodare il Signore. Gloria a Dio, alleluia. Alleluia. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa, Signore. Ancora grazie per questa notte, come tu ci hai benedetti, come tu ci hai aiutato, nonostante tutti i problemi che abbiamo, Signore, tu ci hai donato quella libertà, quella santità, quella gioia di stare stamattina ancora vicino a te. Questa è la cosa più bella e più importante del mondo. Soprattutto, Signore, edificaci, Signore, come tu vuoi, come tu ci hai predestinato, Signore. Fai che non possiamo cambiare il tragitto di venire a te senza svoltare né a destra né a sinistra, ma guardando sempre al tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie Padre, ti ringraziamo ancora per questo e ti preghiamo per tutti i nostri cari nella grazia. Benedici i nostri fratelli, sorelle, a tutti, amici e nemici, Signore, che possano ancora i nemici diventare più migliori dei miei amici, Signore. Grazie Padre, benedici ancora i nostri familiari, benedici mia moglie e i miei figli, Signore, mia nuora e mio genero, i miei nipotini, Signore, e ancora i miei consuoceri, sia quelli che sono in Italia che quelli che sono qui in Germania. Benediceli tutti, Signore. Ancora, se dimentico qualcuno, Signore, metto la mano alzata, Signore, che tu ti ricordi di qualsiasi persona cara a me. Ancora ti voglio pregare per una giovane sorella nella fede, Signore, che sta cercando di trovarti, Signore, ma purtroppo è stata indirizzata un'altra dottrina, Signore. Signore, non voglio fare il nome di questa dottrina che c'è in giro, perché nella tua parola è scritto che il Signore è per tutti, ma in questo momento lei si trova male, Signore, in quella zona. Benedico al Signore che possa aprire i suoi occhi e il suo cuore di valutare ciò che tu vuoi
da lei. Te la affido, Signore, nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Grazie, Padre. Amen. Mia cara, nella grazia, sto scrivendo il buongiorno. Di tutto metto alcune foto. Gloria a Dio, alleluia, Signore, tu sei il mio Dio, tu sei la mia rocca, tu sei la mia potenza e la gloria dei secoli dei secoli. Amen. La pace di cuore. Amen. Gloria al Signore. Ecco il messaggio lanciato. Bene, fratelli cari, nella grazia vi do l'abbraccio, così come sempre, e un grande bacio a tutti, vi amo con tutto il cuore. A presto, non appena mi è possibile, ci sentiremo.